con le attività di geoingegneria clandestina va di pari passo la disinformazione. La disinformazione consiste nel diffondere notizie false e distorte per nascondere verità scomode. È lo strumento principale usato dal potere per tenere sotto controllo i cittadini, la cui attenzione è deviata su temi influenti, su questioni create ad hoc. Il caso più clamoroso è quello del cosiddetto effetto serra, che sarebbe causato dalle emissioni di biossido di carbonio in atmosfera. In verità, il riscaldamento globale è un pretesto per introdurre nuove tasse e per giustificare politiche pseudoambientaliste, sempre onerose per la collettività. Tra queste politiche hanno escogitato anche la diffusione in atmosfera di metalli, solfuri, polimeri e nanoparticelle di vetro. Ciò dovrebbe, secondo i fautori della geoingegneria ufficiale, limitare il surriscaldamento della Terra, frapponendo uno strato protettivo utile a riflettere i raggi solari verso lo spazio. Non si tiene conto degli effetti catastrofici per la vita sulla Terra e inoltre non si considera, volutamente, che la dispersione in bassa atmosfera di metalli e solfuri è la causa stessa di un indotto effetto atmosfera, poiché questi composti chimici intrappolano la radiazione infrarossa proveniente dalla Terra e ne impediscono il raffreddamento. Ad ogni modo, i cambiamenti climatici da biossido di carbonio sono una menzogna bella e buona, dati in pasto ai media per coprire le operazioni di guerra climatica in corso almeno dai primi anni 60 del XX secolo. Negli ultimi anni alcuni vecchi film o video musicali sono stati rimasterizzati e la nuova versione compaiono delle scie che nell'originale non c'erano. Ma a parte questo, quello che si vede nei mass media, televisioni, giornali è un accenno sempre più frequente al fenomeno delle scie di condensa o scie chimiche, per mettere tutto sul lato ironico. Chiaramente in questi servizi sui telegiornali o in questi articoli di giornale non si fa menzione del fatto che ci sono diversi scienziati, fisici, biologi, che anche loro ammettono l'esistenza delle scie chimiche. Queste notizie chiaramente non vengono mai fatte sapere al pubblico perché potrebbero essere destabilizzanti. In realtà sono stati prodotti molti video, sono state scattate molte fotografie di aerei con scie che non partono dal motore o con scie che passano sotto le nuvole basse o di scie che vanno continuamente a intermittenza, fenomeni che non possono essere spiegati certamente come normali scie di condensa degli aerei civili. È chiaramente difficile dare una spiegazione, una controdeduzione di queste immagini o di questi video, di conseguenza l'unica strategia per negare l'esistenza delle scie chimiche è prendere in giro chi le denuncia, prendere in giro chi ha scattato le fotografie, chi ha realizzato il video. E non potendo controbattere i dati di fatto ormai raccolti da molti anni sulla questione, si cerca di screditare chi si espone denunciando le scie chimiche. La disinformazione coincide con i media di regime, che senza eccezione ignorano la geoingegneria abusiva. Quando vi accennano è solo per relegarla nell'ambito delle leggende metropolitane, per tacciare gli attivisti e i cittadini preoccupati di essere dei visionari, dei paranoici. Si accusavano di essere dei visionari, dei paranoici, gli attivisti e i cittadini che denunciavano i rischi per la salute connessi alle industrie che producevano amianto a Casale Monferrato. A distanza di qualche decennio, la magistratura ha riconosciuto che numerosi sono stati morti sia tra gli operai sia tra gli abitanti di Casale a causa dell'esposizione alle microfibre di asbesto. Sono state inflitte condanne esemplari, anche se parecchi reati sono andati prescritti. La geoingegneria illegale è un inquinamento da amianto moltiplicato per 10.000 ed esteso a quasi tutto il pianeta. La disinformazione è sinonimo di colpevole silenzio, di propaganda e di accanimento. I più accaniti sono i cosiddetti influencers, o negazionisti o disinformatori. Sono persone arruolate, formate ed indottrinate per disinformare soprattutto sulla rete. Sono istruiti con appositi corsi finanziati dall'Unione Europea e da alcuni partiti politici. Il loro scopo principale è quello di creare confusione non appena su internet o altrove si affrontano argomenti spinosi e di gettare il discredito sui ricercatori indipendenti e sui cittadini svegli.
Spesso si spacciano per esperti ricorrendo al solito principio di autorità, ma se si leggono i loro articoli e i loro commenti, non si trova mai una vera confutazione, sostituita o da petizioni di principio o più spesso da insulti e da argomenti ad personam. Cercano così di delegittimare gli interlocutori, accusandoli di ogni nefandezza, calunniandoli senza timore di incorrere in sanzioni di alcun tipo, perché protetti dalle istituzioni, sovente colluse l'ambiente della disinformazione. Centrale in questo campo è il ruolo di alcuni comitati che annoverano tra i soci intellettuali e scienziati prestigiosi, tutti impegnati in una costante propaganda a favore del sistema. Come gli altri influencers, questi specialisti, più che tentare di smentire i fatti e le argomentazioni della controparte, ricorrono a considerazioni capziose e soprattutto ad una facile ironia, con atteggiamenti di saccenteria e di arroganza. Non appena si gratta un po', si scopre che essi hanno sempre degli interessi e dei privilegi nel settore farmaceutico, delle biotecnologie, delle nanotecnologie, delle bonifiche ambientali, dell'industria chimica, bellica, delle telecomunicazioni. Soprattutto gravitano nel mondo universitario con le sue baronie e i suoi intrecci con la realtà produttiva. È tutto un giro di collaborazioni e di contratti con enti pubblici e società private, perfino con le sedicenti associazioni ambientaliste, i cui vertici sono in prima linea, nel negazionismo. Efficace cassa di risonanza per la disinformazione organizzata è, come si è visto, il complesso dei media di regime. I depistatori sono coordinati da potenti apparati dello Stato. Queste strutture summenzionano campagne virali per accreditare in televisione e sulla rete le versioni ufficiali, nonché promuovono la divulgazione di notizie false a sostegno dell'establishment. Quali scenari si prospettano? Come si può agire? Bisogna in primo luogo comprendere che contrastare la geoingegneria clandestina significa preoccuparsi delle generazioni future, dei propri figli. L'azione è doverosa. Se non si riuscirà a fermare le operazioni, potremo solo aspettarci fenomeni meteorologici estremi con tutti i danni che ne conseguono. Potremo solo aspettarci un aumento esponenziale delle malattie. È illusorio confidare in modo eccessivo nelle istituzioni che sono inefficienti, come dimostrato da innumerevoli esempi. Si pensi all'inerzia della magistratura e degli enti locali di fronte alle discariche abusive in Campania, dove sono stati interrati per decenni rifiuti tossici e radioattivi senza che nessuno muovesse un dito. Per decenni sono stati inumati scarti industriali. Le scorie sono filtrate nelle falde acquifere e nel suolo, avvelenando tutto. Così oggi la Campania, in particolare le province di Napoli e di Caserta, sono ai primi posti nelle statistiche epidemiologiche per quanto riguarda i tumori. Si è forse ancora in tempo per invertire la tendenza. Bisogna provare a coinvolgere biologi, medici, chimici, ambientalisti seri, amministratori onesti, chiedendo loro che si adoperino per mezzo delle loro conoscenze e competenze. È necessario sensibilizzare il maggior numero di persone possibile, cominciando dal vicino di casa per passare a parenti ed amici. Non dimentichiamo che non è in gioco solo la nostra salute, ma che colossali risorse sono sottratte alla collettività perché la geoingegneria illegale costa solo in Italia non meno di 20 milioni di euro al giorno. Sono fondi di cui sono defraudati lavoratori, cassi integrati, pensionati, disoccupati, tutte le categorie più deboli, oggi più che mai stritolate da un fisco implacabile. È necessario presentare il problema, ma anche offrire delle risposte e delle risoluzioni. È un'occasione per recuperare quella libertà e quella dignità che i governi ci vogliono strappare. La gente che si accorge di questo fenomeno, che si accorge che quello che sta succedendo in cielo è decisamente inquietante, si accorge che nelle vecchie fotografie di 20 anni fa o 30 anni fa le scie erano praticamente assenti, comincia a chiedersi anche cosa possiamo fare per fermare questo fenomeno. Il ricercatore statunitense Dan Wigginton asserisce: i motori a reazione non producono scie di condensazione, se non in condizioni rarissime. E comunque gli aerei che eventualmente generano una breve ed effimera contrail sono troppo alti per essere visti da terra. In realtà, la maggior parte delle persone non potrà mai vedere una vera scia di condensa in tutta la sua vita. Molti osservatori del cielo e piloti di linea
hanno deciso di esprimere il loro sdegno per la clamorosa disinformazione con cui è occultata la geoingegneria clandestina. How come the fascist pigs have been seeding the clouds? Right. The last hour and airplanes going over twice with all the smoke coming out of them seeding the clouds. And I want to know, you know, why that stuff is going down, man. And why doesn't the media report that stuff to the people, man? I'm telling you what happened. The planes come over for an hour and a half and they seeded the all the clouds. It's the second time they people of unknown origin were seeding the clouds over the air. You know, I don't know what they hope to prove, man. What's going on here? Oh yeah. I'm coming up here and I'm almost walking away.